Desert Highway. Who will in my head? Once bad like a lead test, rising up to the end. Up ahead in the distance, what's the shimmering light? My head heavy and my sight the trail. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard the mission bell. Thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle to show me the way. But there was once down the corridor, I thought I heard them say, Hotel California. Ooh, such a lovely place. Such a lovely place. Plenty of room in the Hotel California. Bene ragazzi, siamo qui, abbiamo consegnato le valigie e inizia la nostra vacanza. Prima colazione. Cappuccino, brioche, caffè soprattutto. Ragazzi, stiamo per prendere il primo taxi a New York. Eh? Tutti giocati, siamo sul taxi ragazzi, il primo taxi a New York, ci siamo, inizia l'avventura! Bene, quindi? Siamo a New York! Già il taxi è spettacolare ragazzi. Sì, figata. Guardate qui che roba, c'è uno schermo qui per vedere, fare un po' quello che vuoi, un video porno, non so. Ma non è vero! Siamo qui pronti per andare ad Harlem. Messa gospel e tour di Harlem. Che figata, mamma mia, sto morendo, mamma mia, sono I'm very exciting. Cosa c'è la Apollo Theater? Sono i biglietti più grandi musicisti della musica jazz, no? Quella con Gerald e Michael Jackson, poi Rita di Harlem, siamo proprio nel centro di Harlem. Cosa dici Gianluca? What's a beautiful place? Questo proprio adesso stiamo andando in un coro gospel dove Gianluca si esibirà battendo le mani, no? Bello.
Bene ragazzi, stiamo entrando nel, adesso nel coro. Hai, coro gospel, c'è la una vestita bellissima che sta voleva fare il coro gospel. Allora, stiamo girando qua per New York, siamo stati a Rockefeller Plaza, domani abbiamo prenotato la, come si chiama, il Top of the Rock. Adesso le signore ci stanno portando dove? Alla... Gianluca, dove ci stanno portando? Ci stanno portando... Central Station. Dove, dove? Central Station, alla stazione. Central Station. Ci vogliono mettere su un treno per farcene andare via. Ecco. Potrebbe andare. Michela che sta provando a ordinare, abbiamo Starbucks, ce la stai facendo? Sta ordinando per me un caffè freddo, vediamo, sta pagando, la tipa la guarda ancora strana, riesce a trovare i dollari? Non li trova, li ha trovati i dollari, adesso si sposta in seconda posizione, sta cercando di andare a ritirare adesso quello che ha ordinato. Sei cretino. Pensi che non ce l'avrei fatta? Dai, vediamo cosa riesce a portare qui. Ed ecco qui la nostra prima metropolitana a New York. È stato un gran casino trovare per prendere la metropolitana. In primo non ci sono le indicazioni e questi newyorkesi qui sono veramente stranissimi. Che dici, Sabina? Assolutamente, sono d'accordo. Cioè non ha indicato un cavolo. C'è efficienza. Mi ha fatto il giro dell'Oca per arrivare fin qui. Gianluca non ci aiuta perché comunque è un peso morto in questa vacanza. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sense something I've never seen before. When you put on the pineapple, we could. Eccoci qua, stiamo andando a World Trade Center. Sicuramente questo è un posto emozionante. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous. Boh, ci stiamo spostando a Little Italy. Siamo vicino al carcere.
dove metteranno Gianluca fra un po', che ha mangiato troppo. Ponte di che? Vai Pamina, vai! E adesso stiamo per entrare al Central Park! Yeah! Voglio vedere lo spogliato! San Crispino da sta parte. Allora Gianluca, cosa ne pensi di questo Central Park al momento? Io vedo tutti questi qui che vanno su questa cosa qua, pista ciclabile. È entusiasmante, guarda, non me... vorrei anche io venire qui con la mia bella biciclettina. Noi no. Se solo adesso c'è, vedrai. Senti, devo andare. Fammi chiedere una cosa. Come fai a perdonare questo tizio che ti ha dato buca? E non riesci a perdonare me per quella sciocchezza. Guarda questo grafico. Per averti fatto fallire. Adesso devo proprio andare. Già, non vorrai fare tardi. Voglio vedere lo scoiattolo. Rockefeller Center, grande aperitivo, ragazzi. Amo, dove stiamo andando? Top of the Rock. Top of the Rock? Wow! Bisogna fare la foto lì su grattacieli. Ah no, ma ce la fa pagare dopo, come al solito. No. Esatto. Di New York, dove io vi ho fatto prenotare, sono per cazzo. Perché non fanno. Sono i fotografi ufficiali che fanno la foto, vedi? Delle scienze naturali, stiamo passando per Central Park. Questo è il tipico sottopassaggio dei più grandi film thriller alla Alfred Hitchcock, dove quasi sempre tu stai correndo tu l'assassino, stai per morire sotto questo portico al buio dove nessuno ti troverà mai. Cos'è che è a Central Park? O sei la vittima? No. Aspetta qua, ricordati, o trovi un cadavere o il cadavere. Sì.
Ragazzi, siamo qui al Central Park, vi voglio far notare, vi voglio far notare l'allegria, l'entusiasmo che abbiamo in Gianluca stamane. La pezzona, perché ha mangiato troppo colazione, sì, adesso cioè, è appesantito. E poi questo tempo non gli piace. Sono mediopatico io. Dov'è la barchetta? Guarda che c'è, guarda, potete portarti la canoa. Ci sono ben tre laghetti. Se vuoi dopo la troviamo una canoa da qualche parte. Eccolo qua. Per percorrere la High Line, che è la vecchia ferrovia di New York. Un pezzo di vecchia ferrovia di New York, che è stata trasformata in passeggiata sopraelevata. Sulla High Line al Vestel, che è una nuova struttura che hanno finito di costruire da poco, pazzesca, tutta scale, tutta stranissima, come potete vedere. Adesso noi saliremo lassù. Spettacolare questa struttura, stiamo salendo, è una struttura nuova di New York, tutte queste scale, guardate che roba. Incasinatissima, non l'abbiamo mai vista così incasinata. Guarda, guarda la gente. Devi fare attenzione che ti vai a sbattere. Pam 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 pam. No, guarda, io sono estasiata, incantata nel vedere le persone, venirmi incontro e guardare tutte queste facce. È pazzesco! La Sabina dov'è? È in mezzo alla folla. Dov'è Sabina? Saranno un po' più dietro. No, ma è una scoperta ogni giorno, ogni minuto è una scoperta questa città. Ha mille sfaccettature. Virginia's Real Barbecue, la location è spettacolare perché sembra di essere veramente quei locali americani, anche in away, quindi il brindisino, qua c'è la specie di Guinness, guarda. Non una specie, è la Guinness. È la Guinness? No, non è Guinness. Ah no? È una stout. Però quello che voglio far notare, con questo, cosa ci facciamo? Ci si pulisce il culo? No, è il tovagliolo! Ci sono i posati. Quindi, mi chiedo, devi mettertelo qua a casa mia, con questo ci si lava il culo.
Buongiorno, quindi? Tour col pullman oggi, siamo tutto. Tour col pullman! Gianluca, sei contento di fare questo tour col pullman? Very exciting. La gioia di Gianluca! Noi ricorderemo questa... Attenzione a non farmi contagiare, dal suo entusiasmo. Stai andando adesso? Ed ecco qua le due signore italiane in giro per New York con le loro bottiglie da Starbucks. Gira la Starbucks. No? Ma c'era più bello, il mio nome è Sabina. Cosa state facendo? State bevendo il caffettino per strada? Cappuccino con caramello, cappuccino caramello. Ecco Gianluca, dove siamo? Raccontaci te questo evento qui. Forse sei la persona più adatta. Su, esprimiti. Qui da dove tutto è nato, da dove tutto nasce, il soldo è qua. Il soldo il è denaro, qua. Is gay. Is gay. Money. Due parole, siamo a Wall Street. The New York Stocks Exchange. New York Stock Exchange, eccola lì. Dove siamo? Su, dici, dai! Siamo ancora di Wall Street in un posto che non è figo di più, ragazzi. Dovete venire, dovete venire. Cosa c'è qua? Sono farinazzi all'italiana. Farinazzi all'italiana. Cosa volete da bere, ragazzi? Io una coca. Coca, tu? Coca. Si chiama il pistillo. Il pisillo. Il pisillo si chiama. Sotto c'è il pupo che va. Adesso sono qui in attesa per la Statua della Libertà. Per andare alla Statua della Libertà. Che è? Con il Bacco. Con il Bacco. My love is out of my mind and you. Libri,
Dai, raccontaci dove siamo questa sera. Come l'ultima sera? Locale è un'icona dei locali di New York, posto strafico, fichissimo. Chi ci ha suonato qui su, dai? Bob Dylan, Jimi Hendrix, Van Halen. Van Halen, yeah! Super rock, siamo a casa mia. Super rock, super rock. Voi ragazzi siete contenti di essere venute qui? Sì. Perfetto. Siete preoccupate? No, assolutamente no. Il nostro orecchio. Cioè, non ci fa specie. Ma a noi c'è gente che è ancora più vicino. C'è gente che è ancora più vicino. Io non mi sono messo là perché proprio sotto là. Noi stiamo un po' in zona. Ludito. Uno, questo soprattutto. Queste sono le esperienze. Queste sono le esperienze di mia chiesa, ragazzi. Queste sono le esperienze. No, diciamo, ragazze, io vedo quel. Cosa secondo voi quel plessigas lì che c'è lì, no? Serve per le bottiglie che gli tireranno. Che gli tireremo. Che gli tireremo. Fammi vedere un po'. Visto che c'è la luce, no? C'è un cibo. She lit up a candle to show me the way. But then the book.